Una mano tesa a un'Italia che ha profondamente sofferto, il primo sostegno, talvolta l'unico aiuto per chi è stato travolto da una catastrofe. Il volontariato, al tempo dell'epidemia, ha solidamente contribuito a reggere ancora una volta la struttura della società. Un pacifico esercito di 5 milioni di persone che vanno ad aggiungersi al più vasto mondo del terzo settore, con le sue 360.000 realtà attive nel sociale, realtà che contano circa 1 milione di posti di lavoro. Il volontariato, definito da Papa Francesco una delle cose più grandi che ha la società italiana, ha accresciuto ulteriormente il suo capitale di reputazione. Ora tocca consolidare questo straordinario bagaglio di esperienze e di risorse umane. Oggi finalmente ritorna protagonista Senato e Cultura il meraviglioso mondo del volontariato. Nel 2019 abbiamo istituito questo premio per celebrare le eccellenze del terzo settore. Dopo 2 anni di grandi incertezze e di paure, finalmente noi abbiamo la possibilità oggi di guardare le persone che sono in prima linea accanto ai bambini, accanto agli anziani, alle donne, alle persone in grande sofferenza. È un esercito silenzioso e noi vogliamo dire grazie perché durante la pandemia, con il loro sorriso, con la loro accoglienza, hanno sorretto il nostro paese, non soltanto da un punto di vista umano, ma anche economico. Il volontariato è una risorsa anche per la ripresa economica del nostro paese. E quindi il nostro grazie a tutti loro, ed oggi sarà una grande festa, la festa della generosità, la festa della solidarietà. Benvenuti nell'Aula del Senato per il premio al volontariato istituito dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ringraziamo. Oggi si premiano i personaggi e le aziende che si sono distinte nel volontariato sia nel 2020 che nel 2021. È una cosa bellissima organizzata da questa unione tra Senato e RAI. La forza del nostro paese è il volontariato, perché grazie al volontariato si possono realizzare tante cose, perché ci sono personaggi impensabili, perché come giusto che sia il volontariato si fa e non si dice, per cui si scopre soltanto durante queste manifestazioni, personaggi che per fortuna hanno dedicato la loro vita a questo. Ognuno di noi può apportare un qualcosa del proprio mestiere per aiutare il prossimo, per esserci e per proprio far sentire un'altra voce che è dello spettacolo e che ci può in un certo senso mettere al servizio di tutti. Dopo il Covid, per esempio, abbiamo visto che le sofferenze sono state tante, quindi l'arte può per esempio aiutare a farci vivere meglio e a non farci pensare in negativo, ma a portare una positività alla vita. Sono andata un giorno dal chirurgo plastico cinese. Dice, appena mi ha visto, mi ha detto, a lei non servire plastica, lei va direttamente nell'umido. Io, quando è caruccio, grazie. Cioè. Per il presidio svolto dal 1994 in Sicilia, nelle zone del paese colpite da emergenze ambientali, per l'encomiabile attenzione alle famiglie in difficoltà economica, che dall'inizio dell'emergenza sanitaria li ha visti collaborare alla organizzazione di interventi sanitari e alla distribuzione di generi di prima necessità e farmaci.
Siamo stati vicino a chi in questo periodo di sofferenza aveva di bisogno, quindi una riconoscenza ci è stata data, ma è stata data soprattutto al mondo del volontariato, a noi ragazzi che dedichiamo il nostro tempo alle persone che hanno di bisogno. Per l'impegno attivo che dal 1994 la vede protagonista su tutto il territorio nazionale nella diffusione della cultura del rispetto per il mondo marino, nel contrasto all'inquinamento, in particolare delle microplastiche, e alla pesca illegale nella promozione della difesa della biodiversità e nell'azione di sensibilizzazione degli studenti con percorsi didattici mirati. È un premio molto importante, soprattutto perché è dedicato a delle persone che contribuiscono moltissimo contro la povertà e spendono del loro tempo e le loro energie e tutte le loro competenze per aiutare le persone più deboli. Ecco. Devo ringraziare il Senato, soprattutto la Presidente, perché è appena passata in Senato la legge Salvamare. Adesso dovrà andare alla Camera, quindi invitiamo i parlamentari, i deputati, di fare altrettanto come hanno fatto in Senato, perché è una legge importante, certo. Perché il pianeta è uno, è la nostra casa e noi la dobbiamo difendere, la dobbiamo custodire. In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci. Vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà ti posso perdonare. Qui si prendono tante importanti decisioni, e le decisioni importanti si prendono anche al di là dei palazzi, insomma, nella strada, no? Quando si ha a che fare con le persone, e quindi è stata una bella azione e io sono qua con grande piacere a dare il mio e a conoscere anche chi si è adoperato, insomma. Perdonare. Grazie. Perché da oltre 30 anni è uno dei punti di riferimento nella lotta contro lo spreco del cibo, nel recupero di derrate alimentari per destinarli a chi più ne ha bisogno, per l'importante azione svolta durante la pandemia che ha permesso di rispondere alle nuove povertà generate dalla crisi con interventi improntati a principi di inclusione e sostenibilità ambientale. Creare dei sistemi virtuosi per far sì che si possano recuperare le eccedenze alimentari e quindi impattare sull'ambiente, come vedevamo prima, appunto, che è una cosa assolutamente importante. Per l'attività generosa e straordinaria di sostegno e inclusione per gruppi e categorie in difficoltà, dai senza dimora ai carcerati, dagli anziani agli immigrati che nell'emergenza sanitaria hanno visto aumentare la propria fragilità, per il contributo attivo alla costruzione di una cultura di pace, tolleranza e dialogo interreligioso. C'è anche una professionalità nel volontariato, per cui io dico che alcune delle regole del mondo profit, dell'efficienza, debbano essere applicate nel mondo no profit, perché l'importante è avere il dividendo del bene. Usciamo tutti dalla pandemia più uniti, più forti, con l'idea che ci si salva tutti insieme. In Sicilia abbiamo fatto questa esperienza e fortunatamente l'abbiamo fatto in tutto il paese. L'impegno che la vede protagonista da più di 30 anni nel migliorare la qualità della vita per la terza età e nel sostenere il dialogo fra generazioni, nazionalità e culture diverse. Un impegno che anche durante la pandemia è proseguito con programmi rivolti alla popolazione anziana per combattere il rischio di isolamento e impoverimento cognitivo. Gli anziani vanno rispettati. Perché sono persone, siamo tutti persone, da quando nasciamo per tutto l'arco della nostra vita. E credo che la cultura sia una delle cose che rende più attive le persone.
per l'impegno nella promozione della cultura della parità dei diritti in tutto il mondo, contro le discriminazioni socio-economiche o di genere esacerbate dai conflitti. Un impegno che ha portato alla realizzazione di numerose reti di supporto per dare voce alle donne fuggite da teatri di guerra e che vede Pangea in prima linea in Afghanistan per portare in salvo in Italia le donne più esposte. È il segnale del riconoscimento che il Paese dà, che le istituzioni danno. Essere premiati in quest'Aula credo abbia un valore unico, perché dice che l'istituzione, cioè il Paese, vede quello che fanno e apprezza moltissimo quello che fanno. Non lasceremo sole le donne in Afghanistan, come non le lasciamo sole qui in Italia, con il lavoro e il contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni. Giustamente noi medici, ma anche gli infermieri, operatori sanitari, fisioterapisti, logopedisti e chiunque altro sia coinvolto nell'assistenza ai pazienti, rifiutiamo il termine eroi. Però credo che tutti debbano sapere che questa esperienza ci ha cambiato profondamente, rendendoci, spero, migliori. Celebrare il volontariato qui a Palazzo Madama sicuramente è un grande onore e dà importanza a tutte quelle persone che ovviamente spesse volte lo fanno nel silenzio e non sono viste. Portare alla luce questi esempi fa sempre bene. Sono cose che nascono istintivamente, bisogna sentirle dentro. Nel momento in cui uno sente che può dare qualcosa, non soltanto materialmente ma di cuore, e vuole aiutare qualcuno, che lo faccia. Supereremo anche questo. Perché abbiamo due armi di cui nessun virus potrà mai disporre: umanità e solidarietà. Per l'attività di assistenza socio-sanitaria che da oltre 40 anni la vede a fianco dei pazienti oncologici con interventi specialistici o di screening e cure domiciliari 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Un'attività che si è rivelata ancora più importante durante la pandemia, quando l'associazione ha offerto un contributo determinante per garantire continuità alle terapie oncologiche. L'assistenza domiciliare, il territorio, diventa veramente la nuova frontiera per affrontare la sanità insieme, insieme al terzo settore, insieme al pubblico, perché questo è un bene comune. Grazie. Grazie, grazie davvero. Per la presenza capillare accanto alle donne con patologie oncologiche, grazie ad iniziative di consulenza e formazione, sostegno psicologico, accoglienza in ospedale, assistenza nei reparti e nella rete territoriale. Per l'impegno attivo nella prevenzione e diagnosi precoce delle neoplasie del seno e della cute. Il volontariato è, diciamo, la scoperta della gratuità come dimensione di ogni gesto. Penso alle cassiere nei supermercati durante la pandemia, ai medici, agli infermieri, cioè sono migliaia e migliaia di persone che hanno fatto più del proprio dovere. Non pensiamo che ci sia solo il Covid, perché la prevenzione salva la vita e adesso la prevenzione è abbastanza ferma e pertanto dobbiamo riprendere la nostra vita normale e continuare a fare prevenzione, perché noi stiamo affrontando un'altra pandemia e che è quella del cancro, quindi non vorremmo mai che facesse più vittime di quelle che ha fatto il Covid. Grazie. Grazie, grazie ancora, complimenti per quello che fa. La Commissione ritiene di proporre una menzione speciale per Padova, capitale europea del volontariato 2020. Padova, con la sua tradizione di città straordinariamente attiva nel volontariato, è stata insignita prima città italiana del titolo di capitale europea del volontariato. Con l'emergenza Covid-19, la città ha saputo riformulare il calendario previsto per la giusta celebrazione del riconoscimento assegnato. Un ruolo che è stato quindi testimoniato non solo da eventi, ma sul campo, con l'azione rinnovata delle associazioni di volontariato a favore della popolazione, cercando e aiutando le fragilità spesso sconosciute e timorose nel chiedere sostegno. Un'azione corale che merita un riconoscimento collettivo, anche in questo caso portabandiera di un'Italia sorridente e solidale che si ritrova con generosità nei momenti di difficoltà. Siamo fatti per amare, nonostante noi siamo due braccia con un cuore, solo questo avrai da me. Fatti avanti amore, tu fatti avanti amore,
che fatti avanti amore, fatti avanti amore. Grazie. Il volere il bene degli altri ci aiuta a crescere insieme come individui, come collettività, ma anche come sistema paese. Vi ringrazio tutti e ringrazio tutti qui che siete presenti, numerosissimi oggi. Grazie.